Uno degli esercizi che consiglio di eseguire a catena cinetica chiusa in isometria è semplicemente stare seduti contro il muro. Questo aiuterà a fortificare le cose flessori della coscia, quindi bicipite femorale, semitendinoso e semitendinoso, e quadricipite. È fondamentale questo esercizio per mantenere un buon tono trofismo dell'arto inferiore, andando così a coadiuvare la funzione articolare, a scaricare l'articolazione, ed è un ottimo esercizio analgesico per il ginocchio. Andiamolo a eseguire insieme. Facilissimo. Ci sediamo contro il muro a 90 gradi. Se ne uscite a 90, anche un po' di meno all'inizio, per poi andare verso i 90 gradi. Reggiamo almeno 40 secondi. Non è affatto facile se ci provate, soprattutto se lo fate con calzata, senza calzature, su una superficie scivolosa come questa. Non riuscirete a reggere neanche 10 secondi in alcuni casi. Non fa niente, cercate di reggere perché è fortemente analgesico. La progressione di questo esercizio, vedete quanto è duro, mi sono dovuto togliere la mia posizione perché qui è scivoloso. E alzare la punta dei piedi e rimanere sul tallone, utilissimo anche per attivare il tibiale. E lo andiamo ad eseguire. Quindi cerchiamo di alzare il tallone, diventa ancora più duro. Io sto cercando, ma come vedete, non è facilissimo, soprattutto su superfici scivolose. Si rischia di fare una caduta come in questo caso qui. Quindi il consiglio è questo, naturalmente, soprattutto per magari chi già soffre di osteoporosi, che non può fare una caduta come questa, che magari c'è il parquet a casa come qui, mettete le scarpe antiscivolo all'inizio. Successivamente, oppure per pazienti molto più giovani che possono permettersi qualche caduta, provatelo a fare con i calzini alzando le punte dei piedi. Sono esercizi utilissimi perché vanno a creare un'analgesia molto importante dell'arto inferiore. Quindi fanno sì che scompaiano velocemente i vostri sintomi e siate capaci di riprendere velocemente un programma riabilitativo o un programma in palestra. Due esercizi molto semplici. Tempo, il massimo tempo che riuscite a resistere per una serie. All'inizio non ci riuscirete, quindi fate 3, 2, 3 serie da 30 secondi.